Saranno 10 anni che, diciamo, partecipo a questa fase finale e con piacere ringrazio la federazione, ringrazio Stefano Bellotti che ha creato anche un gruppo tecnico da questo punto di vista molto affiatato, con le idee abbastanza chiare, e diventa sempre un'esperienza unica. Questo step finale, quello del terzo grado, che ti permette chiaramente di allenare al massimi livelli, è diventato veramente un corso di grandissima qualità. Come diceva Doug Beal, allenare è arte e scienza, e quindi bisogna far capire anche che c'è una parte di scienza che è a disposizione di tutti e tutti possono trarre profitto da questo, cioè basta comprare libri, aggiornarsi, andare adesso. E questa è una parte del lavoro dell'allenatore, ma poi c'è un'altra parte che spesso fa la differenza, che è l'arte. L'arte significa saper gestire tutte le conoscenze, saper gestire i momenti con la squadra, cioè un esercizio lo puoi trovare su un libro e dire che bello questo esercizio, lo faccio, ma poi il problema non è quello, il problema è quando faccio questo esercizio, come lo faccio fare, che punteggio metto, quando intervengo, come intervengo. Io dico sempre a loro, c'è una frase che sentirete spesso in questo corso, che è una parola che dipende. Quando ti fanno una domanda dice, ma in questo caso dipende, sempre dipende, perché entra nella parte dell'arte, cioè è chiaro che ognuno porta la sua esperienza, ma poi in effetti dipende cosa fai, da come è il momento, da che giocatori hai, che tipo di giocatori, il momento della stagione, cioè non c'è nessuno che ti dice preciso in questo caso devi fare questo. Allora, nel confronto, nel capire come ha fatto una persona, le idee che ha per trovare una soluzione in quella cosa, poi nasce una strada. Quello che poi cerchiamo di fare noi è anche far capire che ognuno di loro deve cercare la sua strada. Allenare, diventare un allenatore di alto livello e fare l'allenatore come mestiere è come una vocazione, c'è una chiamata dal cielo, Cattaneo che suona le campane, tende e dice guarda, tu hai avuto la chiamata per questa, nel senso che è un mestiere bello, bellissimo, ma lo devi sentire molto, cioè proprio devi avere una grande passione, perché è un mestiere difficilissimo. Come allenatore devi avere una visione un pochino più ampia e capire a cosa serve a quel giocatore, a quell'altro, e avere le conoscenze per farlo. Io l'unica cosa dico, siamo in tanti, siamo in troppi. Siamo in troppi. Mi diceva dei numeri Stefano, insomma, che ci sono 22.000 allenatori in Italia. 22.000? No, siamo troppi. Bisogna selezionare meglio.